che in Italia non è molto conosciuto, ma che all'estero ha avuto un grande successo. Colpa delle stelle dell'autore americano John Green. Ciao, mi chiamo Chiara, ho 17 anni e Colpa delle stelle è il mio libro preferito. Quindi ho comprato la mia copia in italiano perché ho pensato che fosse una storia degna di essere condivisa con la mia famiglia. Ho proposto alla mia classe come libro del mese appunto Colpa delle stelle. È qualcosa che interiorizzi e dopo è difficile condividerlo con gli altri. Perché da una parte vorrei che tutto il mondo lo conoscesse e comprendesse quanto è significativo e bello e unico, ma dall'altra lo custodisco gelosamente come se proprio fosse un mio segreto che gli altri non possono comprendere. Questo libro è così meraviglioso, così splendido che non si può non parlare bene di Colpa delle stelle. Non sono ancora riusciti a superarlo. Amo come è scritto, amo i personaggi, il loro carattere, tutto. Loro è come se fossero una parte di me, è come se vivessero dentro di me e riuscissi a percepire le loro emozioni, a viverle come se fossero proprio le mie. No, è proprio come se Ezel avesse preso carta e penna e avesse iniziato a raccontare la sua vita, la sua malattia. Piena di metafore e significati e insegnamenti. Con uno stile molto diretto, quasi a volte molto ironico. Grazie a Colpa delle stelle ho capito che chiunque, anche nei momenti peggiori, può trovare qualcuno o qualcosa per cui valga davvero la pena vivere. Ti fa capire che nonostante tutto si può comunque ridere e non prendere i problemi troppo sul serio. E secondo me con questo libro il nostro giorno migliora molto e anche la nostra vita. Perché secondo me Colpa delle stelle non è un libro sul cancro, ma un libro sulla vita. Finestra sul mondo di noi giovani. Quindi vi consiglio a tutti di comprarlo, di leggerlo, di rileggerlo milioni di altre volte e innamorarvene davvero. Un saluto. Colpa delle stelle dal 4 settembre al cinema. No! Ma c'è il tipo figo. Allora andiamo insieme. Tutti al cinema.